stati 2 anni belli. Stretta di mano e addio ufficiale all'ormai ex DG Fabrizio Lucchesi dopo 2 anni ricchi di soddisfazioni, ma con un divorzio ora inevitabile. Progettualità e prospettive economiche i motivi del definitivo saluto, nel rispetto reciproco e per 2 strade che si dividono. Il rimpianto, come espresso da Lucchesi nella conferenza stampa finale, è quello di non aver acquistato un paio di giocatori di rango nello scorso gennaio, mentre sulla scelta di Zeman non mette la mano sul fuoco. Non è escluso però che l'esperto direttore non possa continuare a collaborare in questa delicata fase di calciomercato, soprattutto per quel che concerne le cessioni. Per il resto, Pellicer non andrà a Pescara, con Cittadella che lo ha contrattualizzato in un vero e proprio blitz. Nella lista di Delli Carri, secondo le indicazioni di Zeman, rimangono Balzano, Conè e Madonna via Atalanta, Sturaro, Napoleoni e Immobile. Firma depositata per Togni, lunga la lista dei giocatori in partenza. Per il Lanciano continua il mutismo. Tra qualche giorno verrà ufficializzato Gautieri, col DS Leone che a Milano è alle prese con le cessioni. Visto l'ingaggio di molti giocatori e il rendimento non proprio esaltante, il compito di sfoltire appare arduo. L'imprenditore ortonese Di Nardo continua a corteggiare Maio, pensando di entrare in società, affiancato, come da noi ha anticipato, da Pieroni, l'ex presidente di Ancona e Taranto, cadute poi in disgrazia. La dirigenza rossonera pare non sia intenzionata a continuare nelle trattative, colpi di scena permettendo. A Giulianova, via libera a Tiziano, De Patre, manca solo la firma, ma con l'affare fatto.